Tra poco c'è Flor su Boing. Iniziano i telefilm di Boing. Chi ti ha parlato di questo posto? Me l'ha raccomandato un mio amico. Allora, volete discriminarmi perché sono magrolino? No, no, qui non discriminiamo nessuno. Tantomeno se vieni a batterti, no? Non sono venuto a limarmi le unghie. Dì a tuo gorilla di farmi passare o gli spacco le ossa. Dai, colpiscilo! Colpiscilo, sì! Dai, dai! Dai! Stai attento, accidenti. E guarda bene dove metti i piedi. Cosa c'è, piccolo? Ti ho rovinato il trucco. No, no, senti, stiamo scherzando un po'. No, dammi un sorso di birra. Cosa ha intenzione di fare? No. La signorina Laura è una professionista specializzata nell'educazione dei bambini che si sono messi sulla cattiva strada. Ah, sì? Mm-hmm. Staremo a vedere. Sentire un po', Fräulein, mostraremi il suo curriculum. Con molto piacere. Ho lavorato come sorvegliante di bambini con problemi e sono stata guardia in un carcere minorile. Oh, ma lei essere guardia carceraria, non istitutrice pedagogica, non essere ammessa. Greta, per favore, Greta. Sarebbe il caso qui di spiegare alla... signorina... Laura. Alla signorina Laura, che questa famiglia non ha bisogno né di una guardia carceraria né di misure severe, no, ma di un po' più di disciplina per i ragazzi. Ma certo, caro Federico, Laura è la persona più indicata per questo lavoro. Pensa che Lauretta, Laura, è stata educata in Gran Bretagna. Mi scusi, Frau Malamala, però come persona d'importazione esercicia io. Bambini avere bisogno di ragazza argentina, non di pappagallo importato. Una ragazza come Florisienta, per esempio. Come no? Il motivo per cui i ragazzi si comportano in questo modo è che Florisienta è stata in questa casa. I ragazzi hanno bisogno di una mano dura, non di mani artritiche come le sue. Malala, per favore, Greta, ascolta, consideriamo un periodo di prova per un po', almeno fino al matrimonio. No. Che cosa ne dici? No. Sei d'accordo? Io non essere affatto d'accordo. Ma lei comandare a Federica, permessa. Oh, ma guarda che coincidenza! Ecco i tesorini della casa che lei, cara Laura, sarà tenuta a mettere in riga. Sono tutti suoi. Ragazzi, salutate la nuova istitutrice. Ciao. Ciao. Non ci si deve rivolgere così a un superiore. Dite buongiorno, signorina Laura. Buongiorno signorina Laura. Buongiorno allievi. Adesso in riga. Non è deliziosa questa signorina? Seguitemi. Questa istitutrice farà il suo dovere, figliolo. Alle 6:45 del mattino suona la campana e avete 10 minuti per la vostra igiene personale. E poi venite ispezionati da me per accertare che sia stata eseguita correttamente. Alle 7 una colazione leggera per rafforzare la concentrazione nello studio. Alle 7:30 si esce per andare a scuola. Alle 12:05 tornate a casa. Un pranzo leggero. Dopodiché iniziano le attività extrascolastiche che non includono né giochi né tantomeno attività che non abbiano uno scopo educativo. Sì? C'è un orario per andare in bagno perché io vorrei essere la prima. Sì. E io il secondo. Andate, avete 5 minuti di tempo. 5 minuti, passo. E chiudo. Il suo grado di paranoia è piuttosto elevato. Come sto pappagallo essere molto più severo di me. Chiedo scusa, ma qui non esistono le mezze misure. O sia severi oppure non sia severi. Qualcosa da dire? Sì, io signorina.
Lei è pazza se pensa davvero che faremo tutto questo! Mi ha sentito! Di cosa crede? Che siamo nell'esercito? E si rilassi se non vuole una manifestazione in questo momento! Chiudete la bocca, mocciosi, maleducati, insolenti, screanzati! Ma chi vi credete di essere voi? Delfina? Ma, amore mio, per favore, stanno mancando di rispetto alla signorina e sai come andrà a finire? Le mancheranno di rispetto anche in futuro, come con la come Florencia, che non ha saputo controllarli. Spero vivamente che questo non succeda. E se la signorina non è in grado di risolvere il problema, allora non è adatta per questo posto. Io lo risolverò, signore. Se ci prendi, via, non ci prenderai mai! Fermatevi, venite qui! Non insultare, Barry! Greta, per favore, Greta! Vai là in papà callo! Greta, stammi a sentire! Te la vedrai com'è! Delfina mia, non preoccuparti, amore. Laura saprà come mettere in riga quelle bestioline. Come fai ad esserne sicura? Ah, perché è stata licenziata dal riformatorio in cui lavorava per maltrattamento nei confronti dei reclusi. Credo che ne abbia uccisi due. Bene, ragazzi, conoscete le regole, giusto? Qua dentro vale tutto, ok? La lotta continua finché uno di voi due non crolla a terra, morto o svenuto. Avete capito? Bene. Santo cielo, finirà peggio della gelatina. Devo fare qualcosa. Un cellulare. Federico è impazzito. Come gli salta in mente di farci educare da quella specie di gendarme di cavalleria? Comunque è colpa di Malala, perché l'ha portata lei. Sì, ma... Pronto? Ciao, Maya, chiama subito Franco al cellulare e digli che deve tornare a casa per una questione importante. Aspetta, aspetta, Flor, perché? Te lo spiego dopo, è una questione di vita o di morte. Allora, siamo pronti, vero? Ah, e non dimenticate, non dimenticate. Se vi arrendete quando siete ancora in grado di combattere, sarete espulsi dal club. È chiaro? Sì. Rispondi, Franco, rispondi, così non ti uccidono. Perché mi dice di chiamare Franco se non mi risponde? Non capisco. Bene, smettiamo di parlare della tua istitutrice e parliamo della tua Paloma. Lascia in pace Paloma, non ti ha fatto niente, va bene? No, non mi ha fatto niente, ma quella ragazza seduce chiunque incontri. Perché non la finisci, Maya? Smettila. Sai una cosa? Io la smetto, ma tu, ascoltami, lei non mi piace affatto. Stai attenta, Palomina. Povera Sofia, sarà molto triste per Bata. Ti aiuto? Sì. Non so come farà ad abituarsi al fatto che se ne sta andando per sempre. Per sempre, per sempre, non esagerare. Lui parte, punto, se ne va, tutto qui. Beh, è un modo di dire, Nata. Non va certo a vivere dietro l'angolo, va in Brasile. Non verrà a trovarci ogni fine settimana. Sì, sì, deve essere orribile che il tuo ragazzo se ne vada tanto lontano. Soprattutto se è l'unico che puoi avere in vita tua. Non essere cattiva, povera Sofia. Sarà meglio non darvi mai le spalle, perché... Ragazze, ecco qua, tesorucci, vi ho portato un caffè bello caldo. Grazie, Faccia. Ti giuro, ecco, che ne avevo proprio bisogno in questo momento. Che sta facendo, Bata? È pronto? No, si sta occupando degli ultimi dettagli. Va, viene, risolve cose. Sentite, non so voi, ma a me mancherà molto. Ragazzi, Bata era nell'altra band, non è vero? Quella di Flor. Voglio dire, ora che se ne va, il vostro gruppo avrà successo. Forse mi sbaglio? No. No, il fatto è che l'idea originaria della Carditos Band era di provare molto, di essere un gruppo serio, di professionisti, per crescere insieme. E invece alla fine non abbiamo mai provato, perciò non esistiamo più. No, secondo me il bouquet deve essere bianco. Tradizionale, normale, normale sempre. Non vi prendete gioco di me, marmocchi. Il tempo di giochi è finito per voi. La smette di gridare, se no ci farà diventare sordi. Silenzio, uno! Non ci posso credere, come l'hai chiamata? Uno. Uno? Chi è uno, per favore? Lei è uno. Lei è due e il maschio piccolo è tre. Il maschio medio è quattro, il maschio grande è cinque e la giovane ragazza sei. Attenzione, che nessuno lasci la zona finché non avrà ricevuto le istruzioni pertinenti. No, scusa, io amo i ragazzi, li adoro, ma non possono stare qua perché sta arrivando il mio stilista e io... Certo, devo... il fantastico Rick, chiariamo che non gli piace avere bestiolini intorno che lo disturbano, no, quando sta creando. Da. Nessuno può contraddire i miei ordini. I prigionieri restano nell'unità fino a nuovo avviso.
No, 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 perdonami, perdonami. Lauretta, tesoro, mia cara, cerchiamo di capirci. Ora stai commettendo un errore. Tu non puoi permetterti di contraddire mai né Delfina né me, è chiaro? Perché così come ti ho portata qui, posso rimandarti al riformatorio, intesi? Hai capito? Sì, mio comandante. Molto bene. Inetta, buona nulla, incapace. Avete sentito il nostro comandante? Liberate la zona, tutti a fare i compiti di scuola. Non li faremo neanche per soldi, due. Esatto. Ah, no? No, no, no. Avanti! Avanti, uccidilo! Uccidilo come hai fatto con gli altri! Gli sbirri, c'è la polizia, c'è la polizia! Via, via, scappiamo via, via, tutti! La polizia! Fuori, fuori, fuori! Via, via, via! Cosa sta succedendo? Cosa c'è? Sbirri, forza, vattene, scappa! Dai, arrivano! Via, via! Via, 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 via! E qua, di qua, di qua, di qua, di qua! Parlo sul serio, ascoltami. Se tu resti qui, disperò le tue valigie, sistemerò le tue cose nell'armadio. Basta, Sofia, ti prego, così mi fai impazzire. Non si può tornare indietro, un piede qui e un altro in Brasile. Basta. E io farò in modo che tu li abbia entrambi qui, mi hai sentito? Vediamo come fai a partire senza il tuo passaporto, amore mio. Mamma, cosa ci fai qui? Ciao, piccola, sono venuta a vedere Titina. Tu sei qui per farti aggiustare un po' i capelli per il matrimonio di tua sorella? No, Titina è troppo occupata per occuparsi dei miei capelli. Se ne va in Brasile. Amore mio, bisognerà pure fare qualcosa per quei capelli, ne hanno bisogno. Guarda, qui c'è questo magnifico prodotto che è divino e ti farà brillare la testa. Vieni che te lo metto. Non troppo, non troppo. Ecco fatto, girati. Non esagerare. Ecco, ecco qua. È tutta un'altra cosa, te lo assicuro. Sì? Sono così brillanti, almeno i capelli, perché quello che c'è sotto è orribile, amore mio. Chiedo scusa. Ciao, Titina. Sì, mia cara. Tesoro mio. Che è successo? Sono così commossa, veramente. Non dirmi che sei venuta perché... perché si è rovinata la meravigliosa parrucca che ti ho fatto. No, Titina. No. La parrucca è stupenda, non vedi? Sì, la vedo, la vedo. Sono venuta qui per te. Davvero, cara? Mi mancherai. Oh, Mala, la mettiti a sedere, per favore, perché questo merita un po' di calma. Che emozione! Ti mancherò, Mala. Sì, certamente. Come potresti non mancarmi? Io ti adoro, Titina. Incredibile. Per questo ti ho comprato questa regalina. No. È per te. Davvero? Un regalo per me? Non sarà una tarantola molto affamata. Oh, cosa vai pensando? No. Aprilo, ti piacerà, vedrai. Mala, veramente, io sono confusa. Cos'è questo? Un costume. Ma se non mi sta neanche in testa. Ma amore, no. Come no. faccio a indossarlo? Ma sei pazzita. Ma stai tranquilla, perché il Brasile ti aiuterà. Sì. Vedrai come la sabbia ti levica, ti asciuga, ti levica. E col passare degli anni, se Raul sarà ancora vivo, ti troverà stupenda. Davvero. Grazie per il pensiero, ma lasciamo perdere. Lascia perdere. Volevi salutare mio Raul? Sono venuta anche per questo. Ci sta? No. O no? Non è qui. E spero tu abbia dimenticato qualunque piano malefico che lo riguarda. Ti chiedo per favore di dimenticarlo per sempre, perché tu sei la solita strega. E questo reggiseno te lo metti tu. Vediamo se ti ci entra qualcosa. Fermi, fermi, fermi. Andiamo, presto, coraggio, tutti fuori. Fermi, fermi. Coraggio. Calmi, state calmi. La polizia non c'è. Non c'è mai stata, ragazzi. Vorrei sapere chi ha detto che la polizia era qui. Chi è stato? Si può sapere? Chi? Sei stato tu, amico, a lui. No, perché, voglio dire, mi sono sbagliato, ero confuso, magari era un clacson che si è bloccato e ho pensato che fosse la sirena della polizia, può capitare, no? Adesso non fatemi arrabbiare o vi dovrò picchiare. No, non picchierai tutti. Vieni, dovrai batterti con Moncio. Bene, è tutto pronto, andate... e distruggetevi. No, aspetta, sei pazzo, amico. Non è il problema. Pazzo. Che non... questo tizio è quattro volte più grande di me. Ma tranquillo, ragazzi. No. Diremo a Moncio di combattere con la metà delle sue forze. No. Il ginecologo non me lo permetterebbe. Cosa hai detto? Che il mio urologo, che è il ginecologo di mia sorella, mi ha detto che ho la prostata come... con dei problemi. Fammi capire, ragazzo. Fammi capire. Tu mi rovini la giornata e vuoi farlo senza pagare pegno? No, lotteremo un'altra volta, amico. Aspetta. Un altro giorno un corno, ora. Ti ho detto di no.
Ok, facciamo una cosa, lottiamo. Chi vuole lottare va davanti. Andiamo, preparatevi, forza! Preparatevi tutti! Andiamo! Tanto io scappo! Scappando! Ah, siete qui. Che state facendo? Su, confessate. I compiti come ci ha ordinato lei. E tu che fai? Perché non stai facendo i lavori forzati come il resto dei reclusi? Non posso. Perché? Perché i miei quaderni sono lassù, ma ho appena visto un topo grosso così e ho una paura terribile. Che dici? Non in posso. Questa casa non ci possono essere topi. Sì, invece, lì sopra, vada a vedere. Sì, l'abbiamo anche noi, l'abbiamo visto di sopra. Era sì, grande così. Molto bene, enorme. Se si tratta di un topo ballerà con me, lo sistemo io. Roll. Benissimo. Come? No, no, niente. Rivolta! Rivolta! Guardie! Aprite subito la botola o finirete tutti in cella di isolamento! Guardie! No, 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 però... mi scusi, ma è enorme, mi volete fare impazzire? È da almeno 20 anni che so mettermi le scarpe da solo. Ma per favore, Herr Federico, il signore volerà aiutare. No. Lui è l'assistente di Harry. No, no, non mi va, non mi va. Io non ho niente contro di lei, signore, ma io questa cosa non la sopporto più, bene, Greta, bene, davvero, non la sopporto più. Bene. E voglio andare a lavorare in ufficio e non posso perché questo tizio... Bitte, Herr Federico, porti pazienza, presto sarà tutto finito. Ah, non ho alcun dubbio, presto sarà tutto finito. Herr Federico... Federica. Cosa? Dire tutto a vecchia Greta. Lei è sicuro di quello che sta per fare? È mio preciso dovere, Greta. No, no, io ho chiesto se lei è sicuro. Ferbelino, l'entrate! Se volete portare del cibo nel mio regno culinario, dovrete passare sul mio cadavere! Cosa fuori succede? Fuori di qui, ho detto! Fuori! Per favore, signor Federico, cos'è tutto questo? È una provocazione! Non ce la faccio più. Mi farete diventare completamente pazzo. Antonio, deve avere un po' di pazienza. Purtroppo siamo nelle mani di quel... Riccardo! Tesoro, è tutto pronto? Perché ora iniziano le prove. Quali prove? Se pensate di avermi sconfitto, vi sbagliate di grosso. Ne ho conosciuti a dozzine come voi. E li ho domati tutti. Li ho ridotti uno per uno come stracci da pavimento. Oh, Laura, Laura, nessuno di questi scarafaggi riuscirà a batterti. Nessuno. Tutti insieme, non vi separate, eh? Quando avremo finito con tutta questa pagliacciata, Riccardo? Riccardo, Rick, non è una pagliacciata. È il tocco di suspense di cui ho bisogno per scoprire la mia opera d'arte. No, no, amore mio, per favore, cerco di essere contento. Questo gioco fa parte dell'incantesimo. Cosa dire, Fräulein Delfina, che ora arrivare parte del canto? Incantesimo tedesca, se mi fa inciampare in qualcosa io lo faccio a pezzi, questo tizio. Bene, fermi, per favore. Stop, please. Ora conterò fino a 3, dopodiché aprite gli occhi e 1, 2 e 3! Cos'è questo? Ah, siete senza parole, siete senza parole! Cosa dovete dire, Harry? Che non ci posso credere. Neanche io. È bellissimo. Grazie, Beba. Delfina, di qualcosa, Rick. Sta aspettando. Ecco, non mi fraintendere, però non è quello che mi aspettavo. Non lo so, questo mi sembra, diciamo, una porcheria. Ma cosa sta dicendo, mia cara? Questo è colore allo stato puro, pura plastica e puro colore, plastica meravigliosa! Plastica, e questo è il problema? Plastica! E io odio la plastica, credo che la plastica sia volgare! No, Delfina, questo succedeva prima! Ora è all'ultima moda, il top del top in Europa. È la plastica, è il kitsch, il chill out, lo stile Almodovar. Senti, Riccardo, tutta la mia famiglia viene dall'Europa e non ho mai visto niente di simile. Mi scusi, Re Leone, lei verrà anche dall'Europa, avrà un sacco di soldi, un cognome importante, una grande azienda, ma credo che non sappia niente di matrimoni importanti. Delfina, questa è molto simile a quello che ha usato Maxima di Olanda per il suo matrimonio.
Sì? Ah, certo, è ovvio. Tu credi che userei il mio nome, altrimenti... Ora, sinceramente, se tu credi che la regina d'Olanda e Maxima siano volgari, allora prendo le mie palme e me ne vado di qua immediatamente. No, no, no. No, no, no. È carino. Questo è davvero un monumento al cattivo gusto. Ya, ya. Tesoro, per favore, a te non va mai bene niente. Lasciatemi solo. No, 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 Delfina. Delfina, non piangere, che poi ti si gonfiano gli occhi e domani sembreremo dei raspi. Federica, volere qualcosa? Cosa volere? Cianuro, Greta. Bene, 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 vedo che siamo tutti d'accordo. Quindi iniziamo con qualcosa di davvero importante. Vale a dire le prove generali, no? No. Chiedi al tuo fidanzato di metterci un po' di entusiasmo, perché così non si può lavorare, Sì, però non so... Dove sono? Dove sono? Dove sono i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Sapevo che non saresti andato molto lontano. Chi sei? Eh? Rispondi. Per chi lavori, ragazzo? Parla. Sei una spia, tu? O sei uno spillo? Una ragazza! Una ragazza! Hai visto? Tu sei una donna! Una ragazza! Sì, sono una donna e allora... E non guardarmi con quella faccia, perché non sarò Miss Universo, ma non sono cretina. Hai paura delle donne? Io non ho paura di niente. Ovvio, come puoi avere paura se lasci che questi poveri ragazzi si facciano a pezzi? Sei malato, per caso? Tutti abbiamo dei problemi, è per questo che veniamo qua e ci scarichiamo lo sangue. E perché non vi scaricate aiutando in un ospedale o cucinando per i poveri? Non so se sei ingenua o sei molto furba. Ascoltami tu, chiacchieri, chiacchieri. Piegami invece come sei arrivata fin come qui. Come tutti voi, ho preso il viale, ho girato a sinistra. E poi che cosa c'entra questo? Perché ti sei travestita e sei entrata nel club? Perché alle donne non è consentito l'accesso e perché... Perché sono curiosa. Perché? E appena mi hanno detto tu qui non puoi entrare, ho voluto subito sapere che cosa succedeva di bello qui dentro. Ora continuiamo con le mie curiosità. Che ne farete di me? Questa è l'ultima volta che fate una cosa del genere. Ma guarda, perché che colore. Vi assicuro che avrete di che pentirvi. Ma dai, Federico, non è così terribile. Sono cose da ragazzi. Sono cose da delinquenti diabolici. Bene, bene, ora siamo tutti qui. Iniziamo con le famose prove generali. Cherubini, venite in scena. Veloci, venite dalla mamma. Ecco qua, un cestino a testa. Vi mettete due e due, così, molto bene. Voi due sarete i miei assistenti. No, una di voi deve assolutamente fare la zia sempliciotta che viene dalla campagna. Io sono la zia. Bene, tu. Lo sposo, Re Leone, per favore, venga qui, prenda il suo posto. Ecco Ulisse, etereo, muscoloso. Sì, con allegria, così. Mi piace. Ora il testimone e la sposa. Il testimone con la sposa. Sì, molto bene. Approfitta dei tuoi 5 secondi di fama, perché quando arriverai all'altare tutta l'attenzione sarà rivolta allo sposo. Io devo arrivare con lui. Non abbiamo altra scelta, amore. Va bene. Bene, molto bene. Su, andate. Ecco il primo. Il principe dorato che porta gli anelli e guarda verso l'orizzonte come se intravedesse un futuro di ricchezza e prosperità, Ok, siamo tutti ai nostri posti. Scrivi, per favore, Claudio, una bottiglia di mentolo per far piangere il cavallo di Troia. E io? Tu, amore mio, dea etrusca, eterea, regina, sovrana... Tu non cammini, tu scivoli come se avessi un paio di nuvole al posto delle scarpe. Va bene. Il tuo viso risplende, brilla in un tunnel assoluto di oscurità, come se fossi un faro, capisci? Mi piace. E mentre la sposa scende le scale, noi altri gettiamo petali di rose purpuree del Cairo. No, la sposa. No, per favore, no. No, per favore, no. No, la sposa, no. Così non posso lavorare. No. E Bata? È sotto la doccia. Sofia, sei contenta? Cos'è? Ti sarà segnata il fatto che il Bata se ne vada? Cosa posso fare? Legarlo a me? E allora dico, che strano, no?
Strano che... strano il rumore che fa quello. Curioso, vero? Ma... fuori di qui! Aia! Stupida! Sai cosa puoi farci con le imprese del tuo defunto marito? Stai zitta, cicciona volgare e diffidente! Di cosa hai paura, eh? Che Raoul non voglia partire con una palla di grasso come te! Palla di grasso? Oh, a me! Lo sai cosa ti fa questa palla di grasso? No! Ti strappa quei tuoi capelli che ti restano sotto la parrucca! Guarda cosa hai fatto al povero Raoul! Guarda! Poverino! Guarda cosa gli hai fatto! Sei ferito? Fammi vedere! No, 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 no! Se non c'è collaborazione da parte vostra, giuro che prendo le mie palme e me ne vado ai Caraibi! No, no, per favore non mi lasciare! No, Federica! Per favore! Federica se ne va! Ti giuro che mi ammazzo! State fermi qui, siete circondati. Collaborate, non ci saranno feriti, è chiaro? Non ti maltrattare i bambini o ti stendo, vecchia cornacchia. Vieni, hai capito, hai capito. Ti chiedo soltanto un'ultima opportunità, solo una, finché non andrà tutto bene. Ok, va bene, va bene. Perché me lo chiedi tu, però, eh? Aiutami. Ti voglio tanto bene, Rick. Aiutami. Ma che vestito? Delfina, alle prove generali! Se è arrivato il mio vestito, che importanza vuoi che abbiano le prove? Voglio che questo circo finisca, che arrivi pure questo benedetto matrimonio e che sia tutto finito. Vorresti tutto che arrivasse finito. O che non arrivasse mai? Non ce la faccio più. Non ce la faccio più, vedo Florencia da tutte le parti. Puoi spiegarmi com'è possibile che veda quella ragazza se non è neanche più in questa casa? Sai, in fondo Rosenbaum aveva ragione. Ogni volta che la vedo, alla fine sto peggio. Sono veramente a pezzi, Mattias. E Delfina, che è una persona che conosco da così tanto tempo. Mi sembra una sconosciuta, un'assoluta estranea. Non so niente di lei. Non ti pare orribile? Sì, appunto, è orribile, davvero. E lei è strana. Non dire sciocchezze. Delfina si comporta... si comporta così per il matrimonio. Sai, è preoccupata, è molto nervosa. È la cosa più importante della sua vita. E per te è l'incubo peggiore. Federico, sei ancora in tempo, amico. Perché non cancelli tutto? Non ti sposare. Pensa a te, alla tua vita, ad essere felice. Il vestito è stupendo, che meraviglia. No! Non posso sposarmi con questa pancia! No, non posso! Sembra una papera! Oh, no, no, no! Bye, bye, baby! Ah, ora sì! No, 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 no! Aspettate! Non possiamo essere amici, per favore! Sono una brava persona! Non mi uccidete, vi prego! Voglio arrivare a 70 anni! No, no, no! Ah, bulli da quattro soldi! È facile così, eh? Ve la siete fatta addosso! Ma io ho le mie fatine, ve le posso mandare qui quando mi pare! Flor, che ci fai qui? Ciao! Com'è difficile, va bene, allora se mi dimentico qualcosa, ti chiamo e me lo mandi. O magari potresti tornare a prenderlo. Sofia, per favore. Scusa, non ho detto niente. Bata, so che ultimamente abbiamo avuto dei problemi con la band, però volevo... È tutto a posto. Capitano queste cose tra amici, no? Già. Me ne vado in Brasile senza rancori, senza alcuna rabbia. E poi scusate, non vado mica in capo al mondo. Non vai neanche dietro l'angolo, no? Mi mancherai molto. Ciao. Ciao. Amore mio. Io ti amo. Anch'io. Ti amo, però... è una decisione presa ormai e non posso tornare indietro, mi capisci? Non rendermi le cose più difficili. No, ti giuro che non voglio renderle più difficili. Se pensi che andartene sia la cosa migliore da fare... No. Ti appoggio, vai. Non lo so se sia la cosa migliore, non lo so questo, ma è quello che sento.
È che ci tengo tanto a riavere la famiglia che ho sempre desiderato. Mi capisci? Tu lo sai che qui io ho un lavoro che non va bene per me, che non mi piace. Voglio andare in Brasile. Voglio vedere se riesco a ottenere qualcosa. Magari potrò fare un po' di soldi e tornare a prenderti. E poi, tu lo sai quanto fosse importante per me la band. E ora non c'ho più. Voglio dirti una cosa, Bata. Sofia, basta. Voglio dirti solo che ti aspetterò per tutta la vita. Non ci posso credere, ma sei impazzita. Come ti viene in mente di venire qui? Sei pazza. Posso sarai tu che vieni qui a farti spaccare la faccia. Questo è un problema, solo no, mio. Non è un problema. Senti, non ti devi mischiare. Invece sì, anzi dirò tutto a Federica. No, aspetta, aspetta un attimo. Mi dispiace, ma non permetterò che ti uccidano come un cane. Va bene, che ti piaccia ho capito. O no. Cosa intendi dire? Che non ci torno più, hai ragione. Non ci torno più in questo posto. Stai parlando sul serio? Sì, sì. Oh. Per fortuna stai ragionando. Avanti, andiamo a festeggiare, andiamo a salutare Bata. Ti fa male la faccia? E se ti preoccupassi per te, se pensassi alla tua felicità, alla tua vita? La mia vita deve essere con mio figlio e basta, Mattias. Non parlare così, perché puoi essere un buon padre anche senza essere sposato. Non credo. E cosa gli dirò a mio figlio quando verrà a chiedermi perché non mi sono sposato? Cosa gli dirò? Che ho abbandonato sua madre per lasciare che lo crescesse da sola. Che esagerato. Ragazzi, volete vedere qualcosa di bello? Fantastico, non è vero? Ti piace? Tesoro, dobbiamo andare avanti con le prove. Rick è già pronto e anch'io... Cosa c'è, cuore mio? Dobbiamo continuare le prove della cerimonia. Ah, guarda, sta tranquillo. Mia madre si è messa d'accordo col vescovo. Ne ha trovato uno. Riesci a credere che ne abbia trovato uno? Stai tranquillo. Andrà tutto bene, piccolo. Sì. Sì, appunto, il piccolo... Ah, tesoro, sarai sempre mio piccolo, lo sai, vero? Cosa c'è? Eh? No, non mi hai capito. Cosa? Il piccolo... Cosa è successo alla tua pancia? La pancia. La pancia? La pancia, la... Caro, l'ho fasciata. Come l'ho fasciata? Sì, ho chiesto al dottor Boniglia. Dottor Boniglia, che dice? Per favore, mi posso fasciare? E lui mi ha detto, sì, sì, Delfina, non c'è problema, ma fai come... pure. Beh, cosa c'è, Federico? Cosa c'è? Non sei contento per il nostro matrimonio? Io invece direi tutto il contrario, perché sei più isterica che mai. Come vuoi che non sia isterica, Federico? Sono incinta, la mia vita sta per cambiare per sempre, sto per diventare madre, mi sposo domani! Come vuoi che mi senta, insomma? Va bene, ma stai un po' calma, perché non sopporto più la tua pazzia, per favore. Oh, cosa c'è? Lo sento, è scalciato. Fammi sentire. È scalciato! No, no, perché è una cosa tra il mio bambino e la sua mamma. E se tu lo tocchi non si muoverà più. Tranquillo, piccolo, tranquillo, sei con la tua mamma. Salve, ciao a tutti! Come vanno i preparativi? Cosa ti è successo? E così quella stupida ragazza sta col biondino nuovo. Va bene. Sai cosa facciamo adesso? Lo prendiamo e gli insegniamo le regole del club. Dovrà ingoiare l'intero regolamento. Dai, Titina, stai tranquilla, perché ho già parlato col sindacato delle fatine brasiliane e si occuperanno di te. Per ogni tuo problema saranno a tua disposizione. Sì, mia piccola Flor. Mi mancherai molto, sai? Anche tu. Perché tu sei proprio la figlia che ho sempre desiderato avere nella vita. E tu sei la madre che non ho mai avuto. Non so come potrò vivere da sola, senza Bata, senza te e Federico che si sposa. Senti, so che nella vita niente è stato facile per te. Ma fatti forza, devi andare avanti. Non voglio che ti lasci andare. Non ti lascerai andare, vero? Non lasciarti andare, amor mio. Non farlo. Ah, amico mio, devi smetterla con queste stupide lotte, perché finirai male. Te lo dico con tutto il è cuore. Vero, hai bravo, ragione. Sono contento che hai capito, perché rischi di fare una brutta fine. Ciao, Titina. Quindi non sei ancora partita? No, Violetta. È molto difficile per me lasciare tutto quello che amo. Credi sia facile. Mamma, dov'è Flor? Flor era qui, però...
Dove è andata? La voglio salutare. Bada. Che c'è? Mi potrei perdonare? Sofia, perché mi stai chiedendo di perdonarti? Che succede? Niente, niente, non importa. Bellissimo. Bravi. Avete cantato per me? Sì, qualunque cosa per te. Grazie. Mi mancherai, Bata. Ciao. Abbi cura di te. Ciao, amico. Chiamami, eh? Sì. Ti voglio Ciao, tanto Flora. Bene. Buona fortuna, Bata. Ciao. Andiamo? Sì. Abbiamo 2500 chilometri. A terra subito! Per favore, fare attenzione, bambini, potersi farsi male, poter prendere colpo terribile! Basta, basta, non possiamo farlo, e poi morti nell'asma! Ah, piccolina, avere ragione, loro essere morti di stanchezza! E mio piccolo Martin, stare ancora peggio di tutti, eh? Silenzio! Quindi è asmatico? Ho una cura perfetta per questo. Flessioni con le braccia, avanti. Nine. A terra. Mattias, si è mosso. Peccato che tu non l'abbia sentito, però. Uno, due. Scusatemi, posso sapere cosa succede, Martin? Alzati. Perché sta trattando i miei fratelli come se fossero dei soldati? Già. Ha ragione, signore. Dovrei trattarli come fossero dei reclusi. No, signora, sbaglia. Le ho chiesto di fare ordine, ma non l'ordine di un carcere. Mi scusi, signore, ma col loro carattere non ho trovato niente di meglio. Dimmi la verità, hai davvero chiuso con quel posto infernale? Sì. Ho capito che non fa per me. Che bello. Cos'è, non sei contenta? Sì, sono contenta. Il fatto è che da ora in poi non vedrò più Bada e Titina. Loro sono la mia unica famiglia e poi ora che Federico si sposa... Ti fa soffrire molto? Sì. Vado a casa. Non sarebbe bello stare di nuovo tutti insieme, no? Sì, comunque ci manca un batterista. Beh, almeno abbiamo di nuovo Flor, ragazzi. E quello stupido di Nico. Che problemi hai con Nicholas? Quasi nessuno. È solo un Fritzenwalden. E che c'è di male? Scusa, anche mai è una Fritzenwalden. Ehi, mi hanno rubato i documenti, non li trovo. Cosa? Come sarebbe a dire, ne sei sicuro? Sì, giuro che ce li avevo, ma... male, per fortuna mi è venuto in mente di controllarli i documenti, ma... perché questo ha la testa per contrappeso. Ascoltami, e ho non messo se ne io il passaporto nella borsa e... L'ho preso io, pensando che avrei potuto impedirti di partire. Perdonami, per favore. Bene, bene, Bata, dobbiamo andare. Ragazzi, amori miei, abbiate cura Ciao. Di voi. Ciao. Un bacio a Ciao. Tutti. Andiamo. Ma cosa sto facendo? Posso farvi una domanda? C'è ancora posto per un batterista nella band? Sì! Sì, certo! Non vi lascio! No, non vi lascio! Uno, due, uno, due, uno, due.
Cosa state bisbigliando? Parlate a voce alta, così sentiamo tutti. Niente, per la verità, Thomas dice che la mia asma è finta. Sì, sì, è finta, è una bugia. E invece no, smettila di scherzare e dammi il mio inalatore, è possibile? Lo vuoi? Se lo vuoi, vallo a prendere. No, 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 sai bene che mi fa paura quel posto, soffro di vertigini. Ah, soffre di vertigini? Sì, sei uno di quei codardi. Avanti, dov'è quell'aggeggio, quella porcheria? Lì sopra, sta dove? Lì. Vediamo. No, non ci arrivo, no. No, e poi io lì non ci salgo. Aiutami, lo prendo io. Metti le mani così, benissimo. Sei pronto? Sì? Dai, ora! Oh! 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 Oh no, mamma, Mendes ha mandato 6 casse di champagne fatto nelle sue cantine, ti rendi conto? Mendes? Sì. Ma guarda un po'. No. E poi cos'altro? Un cavatappi d'oro. Ah, che schifezza, è bruttissimo. Bene, aiutami a scegliere gli orecchini. Sarà Greta, fatto? Apra! No, scherzavo. Oh, gli altri regali li apriremo dopo. È più divertente, come ma possiamo assaggiare lo champagne adesso? Sì. La cerca un giovanotto. Sì. Dire di chiamarsi Lorenzo. Per favore, Bata, comportati bene. Se non vuoi che Violetta mi chiami, mi riferisca a tutto quello che fai, ok, che amore? Mi comporterò bene. Hai sentito? Non prendertela con me, sono ordini di tua madre. Perché se non lo fai, torno volando e ti prendo a calci non nel fondo schiena. Non sarà necessario. Ciao, mamma. Ciao, amore, mi mancherai tanto. Chiamate, quando arrivate. Mi manchi già. Dovete chiamare, ok? D'accordo, tesoro. Papà? Ciao. Comportati bene e obbedisci a tua madre. Anche tu obbedisci alla mamma. Bravo, mi è piaciuto questo. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao, ragazzi. A tutti. Andiamo a bere qualcosa? Andiamo. Sì, andiamo. Andiamo. E state attenti, ragazzi, con tutte quelle bibite gassate. Ok, andiamo. Ok. Uffa. Che cosa ci fai qui? Non dovresti provare il valzer? Ti sogno costantemente tutte le notti. Saranno stati incubi, allora. No. Flora. Flor chi? Flor domani mi sposa. E sono qui a dirti addio per sempre. Le sobra el miedo de perder algo, le sobra el vino, le sobra.